nell'episodio precedente. Buongiorno a tutti da La Hita. Ce l'abbiamo fatta, eccolo primo qui. Pesce della stagione. E niente, siccome si sta sentendo un po' in colpa, andiamo a liberarli. Li liberiamo. Via. Perché i nostri amici Luca, Dani e Mocca ci lasciano. Molto bravo. E vabbè, lo avete visto, anche Dani e Luca ci lasciano, ci è toccato salutarli, si tratta naturalmente di un arrivederci, era già successo se ci seguite da un po' in Spagna, quando abbiamo salutato Sergio, Sara, Diego, Pedro, Alex, Martina e tutto il resto, che adesso non cito per non dimenticare nessuno, e adesso è risuccesso con Dani e Luca, abbiamo trascorso diverso tempo con loro, praticamente ci siamo visti stati anche a stretto contatto in maniera continuativa per di fatto quasi tre mesi, sì, dal primo giorno in cui abbiamo messo piede a Lanzarote. E vabbè, ci rivedremo naturalmente adesso, senza anticipare o pronosticare nulla, abbiamo già dei programmi, ne riparleremo, i progetti giustamente Daria. Progetti. E nulla, ne riparleremo più avanti quando magari tutto sarà già un po' più definito. Comunque, noi siamo sempre qui a Taracaleco, dove abbiamo appunto salutato Dani e Luca. Siamo rimasti nel frattempo per stasera insieme a Nick e Silvia. Sono qui fuori che ci aspettano, perché nel frattempo hanno preparato un aperitivino. L'abbiamo preparato anche noi, quindi direi che adesso Daria può smettere di cucire le sue borse. Che dici? Usciamo fuori, ci facciamo un aperitivino con Nick e Silvia, anche per dimenticare il saluto appena venuto. Rimaniamo comunque in ottima, anzi, in splendida compagnia. Oltre naturalmente a Nick e Silvia, sono rimasti qui sull'isola anche gli altri amici, ragazzi che ci avete conosciuto. Jack, Monica, Kat, Fede, Anna... Basta, giusto? Quindi comunque continueremo a stare in compagnia nelle prossime settimane fino alla nostra partenza, che vi ricordiamo è sempre il 18 di agosto. Adesso basta parlare di argomenti tristi, che tanto comunque sono solo, ripeto, arrivederci. Abbiamo passato però dei gran bei momenti, delle belle giornate insieme a Dani e Luca. Ci è dispiaciuto naturalmente doverli salutare, ma come dicevo prima, sappiamo che li rivedremo. Buongiorno, questa mattina ci siamo svegliati a Taracaleco e adesso stiamo facendo un chilometro perché questa mattina andiamo a un mercatino dell'artigianato che si tiene qua all'ingresso dello zoo alla Ita. Quindi, visto che siamo molto curiosi, andiamo a fare un giretto e poi, dopo questo giretto al mercato, ci spostiamo alla Parete, che è una spiaggia che ci avete anche consigliato in parecchi. Quindi, visto che appunto siamo molto curiosi, andiamo a vedere anche quella. Si trova rispetto a Taracaleco dalla parte opposta, quindi nella costa ovest. E questo era il mercatino di La Hita, è praticamente all'interno
del giardino ortobotanico che c'è qui alla Chita, che tra l'altro è attaccato anche a uno zoo, quindi l'ingresso al giardino ortobotanico e al mercatino è chiaramente gratuito, mentre se si vuole visitare anche lo zoo c'è da pagare una quota d'ingresso. Sinceramente non abbiamo visto quanto perché non abbiamo chiesto. E Daria si è fatta un regalo, sì, che adesso ve lo faccio vedere, anzi ve lo fa vedere lei. Allora faccio una piccola premessa comunque. Prego. La cosa che a me manca più di tutto in assoluto di casa, più di tutto, è il poter comprare piante e riempire la casa di piante. Quindi adesso insomma le prendo per il camper. Però visto che non abbiamo tanto spazio, adesso me ne sono presa una che è bellissima. L'ho chiamata Olga. Olga. Boh, mi è venuto in mente Olga come primo nome. Lei è veramente bella. Andiamo a vedere. E un'altra cosa, non so se l'avete visto nelle riprese, ma una particolarità di questo mercatino è il fatto che alcuni artigiani, perché non tutti, ma alcuni artigiani sono vestiti da Macoreros. E i Macoreros non sono altro che i nativi di Fuerteventura. Quindi erano vestiti con i vestiti tipici dell'epoca. Tutto qua. E i Macoreros, insomma, non sono altro che gli abitanti nativi dell'isola. Il nome deriva da Maos, che erano le scarpe fatte di pelle di capra. E appunto Macoreros si riallaccia a quello. Con questo termine, ripeto, si indicano gli abitanti nativi dell'isola. L'avete visto, erano non tutti, ma quelli appunto vestiti con quel gilettino, insomma, un po' old style. Comunque, motore acceso e adesso iniziamo a far strada verso la parete, che è praticamente qui di sta... un quarto d'ora di camper, verso 20 minuti. Siamo arrivati! Adesso qui davanti ci abbiamo Nick e Silvia, comunque vi garantisco che da qui c'è una vista stupenda che naturalmente vi faremo vedere. Probabilmente qua ci fermeremo solo una notte, però ci sarà tempo. Da quella parte lì, adesso non si vede perché c'è quel costone di roccia, lì è tutta una zona per surfare, tra l'altro è bellissima, se non fosse che io sono ancora un po' scasciato, anche se è passato già un mese, ma il ginocchio e la costiglia ancora non si sono riprese del tutto, quindi per adesso evitiamo ancora e rimandiamo più in là. Adesso nel frattempo qui comunque si è fatta ora di pranzo, ci prepariamo un aperitivo veloce con Daria e poi sicuramente vi porteremo un attimo in giro a dare un occhio. Tira un bel po' di vento, c'è un bel ventazzo, quindi insomma stare fuori è un po' così. Comunque ci aggiorniamo dopo. Eh sì, questo è quello che succede quando due... Amore, stavo parlando. Dicevo, questo è quello che succede quando due carissimi amici decidono di salutarci anzitempo. Ovviamente Daniel e Luca, noi oggi abbiamo passato a sfregio tutto il pomeriggio a giocare a burraco con i nostri due nuovi amici, con Nick e Silvia. Abbiamo passato il testimone. Detto ciò, adesso ormai qui sono le 8 meno un quarto di sera, sì. Però c'è ancora della luce, il sole deve ancora tramontare, quindi quasi quasi ne approfittiamo per andare a fare un giro e farvi vedere già a quest'ora con questa luce il posto dove siamo arrivati, che appunto, lo ripetiamo, è la Pared, che comunque poco distante da dove siamo stati negli ultimissimi giorni, tra Tarajale e La Hita, per intenderci più o meno la stessa altezza, ma dall'altra parte dell'isola, quindi nell'altra costa. Thank you.
Sì, qua, guarda. Grazie Nick per questo riso. Grazie. Grazie. Sono io che cucino qui. Ottima preparazione. Facci sapere se ti piace a te, Silvia. Grazie, grazie. Io è un risotto di funghi, giusto? Sì, sì, fatto con i funghi, un pochino di panna per dargli quella cremosità in più. Però sì. Tieni il gorgonzola. Grazie. Ma fa lo scattone. Che l'altro giorno in strada ci si è spalancata la finestra. Basta. Un tac, perfetto. Ma quale finestra? Il finestrone, quello. Laterale? Quello laterale. Completamente spalancato. Ma no, perché? Con. Che a quanto pare l'avevamo chiuso con quelli più. Cioè quelli non del quelli intermezzo, esatto. Ha spalancato tutti e due e c'era Hop sul divanetto. Perché c'era tanto che. Io non ho capito un cazzo. Sì, lei ha cominciato. Non si è rotto nulla. Io sono stata mezz'ora. No, meno male niente. Cioè mi ha preso proprio che poteva andare. Mia. Veramente meno male è andata così. Che buono sto riso. Molto. Che brava Silvia. Ah, hai fatto sì. Tu, sì? Cioè, neanche tu quando lo faceva? Quindi... Non pensavo che lei avesse portato da qua solo la preparazione. Ah, addirittura! Non ho capito. Ho fatto tutto lei a farlo. Perché se lo facevo io, non era più buono. Ma va! Guarda, ti voglio sfidare. Una volta lo facciamo. Mettiamo. E non ci dite che abbiamo fatto. Esatto. Vai. Ma come fate a farlo in contemporanea? Ah. Fanno due pentolini. Non serve che facciano tanto riso. Affittiamo una casa un giorno solo per fare la scuola. No, tu così, tanto il livello di preparazione che c'è tra te e lei è talmente che tu ti metti a cuocere sulle pietre, lei gli lasci i fuochi, no, per dire, capito? Per avere mamma mia! Cioè, dai, stai sentendo che cosa dice? No, hai capito? Diciamo per cioè, lui è talmente pro che può cucinare sulle pietre. Sulle pietre addirittura! Cioè, lavorava in cucina. Vabbè, non c'è niente di male secondo me. Ma io perché sono umile, cioè sennò potevo andare anch'io a lavorare. Ma cucinava talmente bene che gli ha messo le telecamere per controllarlo. Me l'hai raccontato. Madonna. Quando ti vedi più WhatsApp dice non hai assaggiato il piatto che è appena uscito. Che ansia, ma te lo credo che hai ricominciato. Anche io avrei ricominciato a fumare, te lo credo. Adesso perché quando andiamo. Basta che io sono pericolosa con l'acqua. A parte che ti eccita in qualche maniera, si crede che l'acqua, cioè ti sveglia. Voi l'acqua la bevete o preferite l'aria stasera? Acqua. Grazie. Ce l'abbiamo. Comunque quando è. Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Ci siamo lasciati la parete alle spalle dove abbiamo trascorso le ultime due giornate. Siamo di nuovo in campo, adesso siamo fermi qui a Costa Calma perché è l'unico posto in cui siamo riusciti a trovare... Con un po' di vita, un alimentare, tra virgolette, sì. Ma con un alimentare, uno spar. Avevamo finito da mangiare per pennaia, quindi sì, abbiamo preso lo stretto essenziale. Però ti ha preso un lambrusco. Ma ve lo facciamo vedere, mi ha preso un lambrusco emiliano. Che è il vino che mi piace di più, lo so, è scandaloso, ma il vino che mi piace di più, sono gusti. Adesso comunque accendiamo il mezzo e facciamo strada, ci aspettano circa tre quarti d'ora di strada perché ci spostiamo ad Ahui, un'altra località sempre da questa parte, quindi sulla costa di La Pared, molto 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 promettente. Quindi costa ovest. Sì, costa ovest. Lì ci aspettano... Ci dovrebbero essere anche tante caprette lì. Ah sì? Quindi ci aspettano le caprette e gli altri. Ci sono Nick. I... Silvia. Nick, Silvia, Kat e Fede. E anche Jack e Monica? No, sono a Gran Tarajal? No, sono a Piedra Playa. Ah, ok. Comunque, facciamo strada verso di Libria, facciamo un attimino rifornimento di gasolio che sono un po' a secco e ci aggiorniamo più tardi.
Sì, vai, vai. Ah, da qua. Ma da qua, no? Da dove? Non capiamo dove scendere, non capiamo dove scendere. Salve, sono 5 euro per parcheggiare e domani avete inclusa anche la festa. Ti metto su. Eccolo il cranico che dice bravo, che posso uscire dall'acqua, io posso andare dal nostro lato.